No, bisogna che capiamo qua di che cosa stiamo parlando. Non si placano le polemiche nel quartiere di Villa San Martino in merito alle novità riguardanti l'area sport di Via Togliatti. Il progetto inerente alla cittadella del basket, una struttura che diventerà campo d'allenamento per la VL e sede della Federazione Italiana Pallacanestro, piace all'amministrazione comunale pesarese? Sentimento opposto invece per i residenti della zona che probabilmente dovranno fare i conti con un impianto che porterà maggior traffico e nuovi posti auto. Tante polemiche e qualche incomprensione di troppo hanno caratterizzato il dialogo tra il quartiere di Villa San Martino e l'amministrazione comunale nelle ultime settimane. A tal proposito, lunedì 29 maggio, presso la piscina di Via Togliatti, si è svolta un'assemblea pubblica per presentare il progetto riguardante l'area sport e cercare una soluzione adatta per la realizzazione di nuovi parcheggi. Presente all'incontro anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Ma una buona assemblea, ovviamente la partecipazione è faticosa quando discuti con le persone, però mi pare che abbiamo chiarito quanto sia strategico questo progetto, un centro federale nazionale del basket, come si vada ad arricchire questo impianto sportivo, e abbiamo lasciato al quartiere la scelta sul tema dei parcheggi, e quindi il quartiere avrà il dovere, diciamo l'onere di fare la sintesi. Abbiamo fatto 4 proposte, scelgano quella migliore e noi facciamo il parcheggio che ritengono più appropriato. Mi sembra un bel esercizio di partecipazione intorno però a una grande opportunità, perché abbiamo vinto un bando da 4 milioni, la Federazione Italiana di Pallacanestro ha scelto tra gli 8.000 comuni italiani Pesaro, insomma c'è da gioire, da festeggiare, e ovviamente quando si realizzano le cose poi bisogna anche saper mettere a terra gli investimenti e discutere con le persone come abbiamo fatto questa sera. Non ci siamo mai sottratti a tutte le possibilità di confronto e di dialogo col quartiere e con i cittadini che vivono nel quartiere. Sono emerse diverse, diciamo, soluzioni anche molto contrapposte tra loro. Oggi come amministrazione non siamo venuti qua con un pacchetto da prendere chiavi in mano come fosse un dogma. Abbiamo spiegato quello che sarà il progetto che vedrà Pesaro ospitare la sede della Federazione Italiana Pallacanestro, quindi per intendersi un po' come Coversano la sede della FIGC, Pesaro sarà la sede della Federazione Italiana Pallacanestro, e questo sappiamo quanto per una città che in qualche modo crede nel basket, nella quale si respira l'area di basket e il basket sia anche un elemento sociale importantissimo, quanto questo sia un motivo di onore, di orgoglio anche per la città. Opinioni diverse anche sull'esito dell'incontro pubblico, lo conferma il commento di un residente al termine dell'assemblea. Non c'è dialogo, non c'è dibattito, cioè le informazioni arrivano, no, anzi non arrivano, perché quando arrivano praticamente è già tardi, visto e considerato che l'inizio dei lavori è già programmato. La discussione serve solamente per definire dove fare meno danno con un parcheggio. Questo non è coinvolgimento, è tutt'altra cosa. Quindi di fatto non ci sorprende, perché purtroppo questo qui è il modus operandi della nostra amministrazione. Quindi, come ripeto, alle domande, ai quesiti che ho posto non ho avuto risposta, se ne è uscito sistematicamente con delle battute facili. Non ho avuto, anche l'architetto che si è abbozzato qualche risposta, ha parlato di tutt'altro, evitando in maniera strategica tutto quello che ho detto. Quindi i prossimi giorni in qualche maniera renderemo pubblico questo documento, questo studio che abbiamo elaborato, poi vediamo se sono in grado di darci risposte e le aspetteremo così, anche perché poi penso che sia il nostro, da tecnici, sia un dovere civico quello di mettere in evidenza le cose che vengono fatte male. Parcheggi e non solo, sono emerse alcune polemiche anche sull'altezza della nuova struttura. La cittadella del basket, dice un residente ai nostri microfoni, ostacolerà la visuale ad alcune abitazioni. E l'impatto è che c'è troppo traffico, stanno venendo qui, Parco Avventura, poi c'è la palestra, la piscina che fa rumore. Bisogna confrontarsi con quelli che risiedono e che stanno avendo, grazie a questa palestra, dei disagi. C'è poco da fare. Andate a coprire la luce a dei terrazzi, è un residence. Ci sono 2.000 persone.